Macabra scoperta questa mattina a Roma, in via Augusto Riboti, a due passi da piazzale Clodio. Due donne cinesi sono state trovate senza vita, la prima dal portiere dello stabile, che ha allertato le forze dell'ordine, la seconda dalla polizia che è entrata in casa e ha scoperto il cadavere. Ad allertare le forze dell'ordine questa mattina, intorno alle 10:50, è stato il portiere dello stabile. Lui, infatti, è entrato nell'edificio di via Augusto Riboti, come faceva ogni mattina. Ma non poteva certo immaginare che si sarebbe trovato di fronte a una scena terribile. Sulle scale il corpo insanguinato di una donna, per lei non c'era più nulla da fare. Sotto shock, l'uomo ha chiamato la polizia, che è immediatamente intervenuta. Purtroppo, però, è stata trovata senza vita anche un'altra donna, sempre cinese, lei si trovava in casa. Attualmente le indagini della polizia sono in corso. Pare che le due donne abbiano circa 45 anni, ma si tratta di informazioni ancora frammentarie. Sul posto la polizia scientifica e gli agenti dei commissariati Borgo e Prati, a loro il compito di capire cosa sia successo. Si è trattato di un duplice omicidio. La donna, quella trovata sul pianerottolo, stava scappando da qualcuno. Nessuna pista è esclusa, ogni ipotesi è al vaglio degli inquirenti. Gentili ascoltatori, buona giornata a voi tutti da Sensitivo Locchi di Civitavecchia. In riferimento al caso delle due giovani donne cinesi trovate morte vicino a Piazza Mazzini, io ho timore che appunto su Roma operi un serial killer delle prostitute. Anche perché il riferimento che qualche anno fa ci fu l'omicidio appunto di una donna, credo che fosse nigeriana, adesso non mi ricordo, comunque scura di pelle, che fu trovata morta vicino all'Aurelia Hospital, che anche questa era una prostituta, ma addirittura prima di quel caso ce ne fu anche un'altra di persone che sia stata uccisa. Dunque io ho valido motivo che da ritenere appunto che dietro a questi fatti ci sia la stessa mano che opera un serial killer appunto che odia le prostitute, ecco. Solo questo volevo dire e attendiamo che ci siano delle novità, anche che non sono tanto convinto che a breve ci siano delle novità. Comunque è un duplice omicidio, come non mi ricordo se via Aurelia è stata usata una pistola, credo che comunque anche quello è stato un omicidio, anche in quel caso lì intervenne la squadra mobile di Roma, però poi non si è saputo più niente. Il fatto successe proprio accanto all'Aurelia, vicino all'Aurelia Hospital, a poche decine di metri dall'Aurelia Hospital di Roma. Di nuovo amici, buon proseguimento di giornata a voi tutti da Sensitivo Locchi di Civitavecchia. E la possibilità che si tratti di un serial killer stavolta è davvero alta, infatti nemmeno il tempo di preparare il servizio che è stato trovato un terzo corpo, si tratta di una transessuale ed è stato trovato a Prati, nemmeno troppo lontano.